tornare qui all'Allianz Stadium, un vero e proprio salotto del calcio. Con me, come sempre, c'è Lelia Dani che curerà il commento tecnico. Torna la Serie A con questo incontro che promette davvero emozioni e spettacolo. Partita che promette grandi emozioni. Non vedo l'ora che inizi. Ma quando inizia sta partita? Io spero che le due squadre sappiano farci divertire e regalare a questo splendido pubblico una partita all'altezza delle aspettative. Intervento da cartellino questo, vediamo. Salta l'avversario. Tiro respinto. Chiesa. Palla verso Miretti. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Conclusione che finisce di poco sul fondo. Provato la botta, ma da quella distanza, ma appoggiala, no? Possesso Juve. Ci sarà punizione per la Juve. L'arbitro preferisce la dialettica, evidentemente non se l'è sentita di estrarre subito il giallo. Giusto così, Pier, il calcio è uno sport di contatto, eh? Non è che si può ammonire a ogni minimo intervento. Ha perso il pallone. Lookman. Si affacciano dalla tre quarti avversaria. Possono portarsi in vantaggio. Prova a sorprenderlo. Respinge la conclusione e allontana. Manuel Locatelli. McKenny. Regala palla alla Juve. Theon Kopmeiners. Va avanti della sua azione. Occasione importante. Ottima difesa in area. McKenny. Chiama in causa Milik. Prova a guadagnare metri da Juventus. Protegge il pallone con il corpo. Chiesa. Traversone sul secondo palo. Allontana la minaccia. Possesso che sfuma. Miretti. Possesso per Chiesa. Attenzione, passa il difensore. 1-0, primo gol fondamentale. Ora vediamo se reagiranno. Replay che evidenzia l'intelligente palla filtrante a tagliare la difesa nell'azione del gol. Poteva girare il portiere o scavalcarlo con un pallonetto. Alla fine, per non rischiare, ha optato per la soluzione di potenza, spedendo la palla in fondo alla rete con una gran botta. Lookman. Proseguono nella loro avanzata, vedremo cosa potranno inventare. Calcio d'angolo importante a caccia del pareggio. Occhio al traversone. Super parata del portiere sul colpo di testa. Pallone che è uscito e ovviamente nuovo corner. Va direttamente in area. La spazza lontano. Continua ad avanzare. Alzata un po' troppo qui, un peccato perché era un buon tentativo. Federico Gatti. McKenny. L'arbitro assegna il calcio di punizione per la Juve.
messo in movimento McKenny. C'è spazio, attenzione. Lookman. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Attacca lungo l'out, ci sono metri. Fischia l'arbitro con la prima frazione che si chiude dunque in questo istante. Ricomincia il match dell'Allianz Stadium, primo possesso. Manuel Locatelli. Tackle efficace. C'è il movimento senza palla. Grande possibilità. Conclusione murata. Pericolo sventato. Sostituzione in vista. Occhio al pallone in mezzo. La allontana. Non ci ha pensato due volte, ha calciato di prima intenzione. Poteva andare decisamente meglio. I gol al volo sono sicuramente tra i più spettacolari, ma anche i più difficili da realizzare, come dimostra questa conclusione. Weston McKennie. Danilo. C'è ancora qualcosa da animare nella sua prestazione del primo tempo, ma direi che il bilancio è comunque positivo. Prova l'imbucata Chiesa. Intervento provvidenziale, recupera palla, evita guai. Lookman. C'è spazio per andare. Cross controllato facilmente dal difensore. Possibilità per il contropiede. Chiesa può provare la botta. Rete! Diventano due i gol di vantaggio adesso. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Ha poi calciato forte dalla media distanza e il portiere non ha avuto il tempo di intervenire. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Lookman. Atebuer. Lookman. Deron. Provano a farsi vedere in avanti. Si libera del proprio marcatore. Occhio all'occasione per riaprire il match. Ha sbagliato completamente la posizione. Corpo all'indietro, palla alta. Il dato sui tiri non farà sicuramente piacere al tecnico. Troppi quelli finiti fuori dallo specchio. Se avessero concretizzato meglio le tante occasioni create a quest'ora, staremmo parlando di un'altra partita, Pier. Peccato, perché riescono a liberarsi alla conclusione anche con una certa facilità. Oggi però davvero la palla non vuole entrare. A metri qui la Juve per avanzare esternamente. Chiamato in causa Meretti. Palla persa dalla Juve. Lookman. Decidono di farsi attaccare, lasciano il controllo agli avversari. L'intenzione è quella di avere poi degli spazi in contropiede. Manuel Locatelli. Bremer. Milik. Riconquista un pallone importante. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Finale di gara che non dovrebbe riservare molte sorprese. Punteggio che sembra ormai cristallizzato con la Juve in controllo. Stanno offrendo una prova di forza degna di una grande squadra, Pier. Si vede che il gruppo è unito, merito del tecnico, che ha saputo plasmarlo a sua immagine e somiglianza per applicare in campo i propri... Occhio qui, può concludere. Si salva con la deviazione. Ci sarà un cambio. Crossa nel mezzo. La mette fuori.
tentativo di pressing. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Palla rubata in una zona pericolosa. Ci mette il corpo e ferma il cross. Ottimo qui il lavoro difensivo. Batte lungo. La spazza lontano. Teuncop Miners. Contrasto pulito, sventa il tentativo avversario. L'arbitro fischia la fine, la Juve porta a casa questi tre punti.